Signore, tu sei la vera vita e noi siamo i tracci. Signore Spirito Santo, grazie per la tua presenza, perché senza di te siamo come rami, tralci tagliati, disconnessi dalla tua potenza, disconnessi dalla tua presenza, disconnessi dalla tua gloria, disconnessi dalla tua grazia. Questa mattina dimora in noi, dimora fra di noi, dimora nella nostra lode. Portaci mediante la tua parola, inondaci mediante la tua presenza. Prendi ogni gloria al nostro Signore Gesù Cristo. Nel nome del nostro Gesù Cristo preghiamo e la Chiesa gridi amen. 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 Signore è buono. Per sempre. Egli è buono. Wow, Egli è buono. In tutto ciò che sta accadendo nel mondo, tra rumori di guerre e guerre, tra carestie e fame, distruzioni e malattie, in tutto ciò il nostro Dio è buono. Amen. In tutto ciò Egli è buono e ci preserva. E per via di noi ha misericordia sulle nostre città. Alleluia. Alleluia. Cantiamo con gioia al nostro Dio. Oh,
stesso Dio. Let's sing it on Team Giro, where is your name? Giro,
As long as you live, you are the only one we will worship. We sing hallelujah, be unto you, Lord. We sing hallelujah, 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 be unto thy holy name. You are the one who was a nation, never more shall be. I'm more sick as the end, be a sad. My beacon, the Sutaka and Jalabra Malade, Landomali Rasusi, and the baby, and Father, we glorify you. We are as you alone. We bow down and worship Yahweh. Worship the name of the living God. We bow down and worship Yahweh. We bow down and worship Yahweh. Come on, let's sing out to you. We worship you. Yahweh.
Couldn't reign to the end of this world. But from generation unto generation, you are the same. You've not changed. Your name is great, Your name is great.
Jesus, we love you. We worship you, Lord. We love you. We lift your name on high. We love you, Jesus. You are great. You are great. You are great. Lift your voice and worship you. Adore the name of the Lord. Glorify the King of Glory. Worship the name of the Lord. Jehovah. To say Jehovah. Take all the glory.
prendi tutta la gloria. And speak to us. E parlaci. Thank you. Grazie. For coming. Di essere venuto. Thank you. Grazie. For causing your children to hear your voice. Per aver fatto sentire la tua voce dai tuoi figli. Give you all the glory. Ti diamo tutta la gloria. Jesus, my Lord. Gesù mio Signore. In Jesus' name. Nel nome di Gesù. Let somebody say amen. Qualcuno grida amen. A better clap of friend to Jesus. Un applauso migliore a Gesù. Amen. Amen. Please, you may take your seat. Per favore potete sedervi. Amen. 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 And amen. Amen. Thank you for coming. Grazie di essere venuti. Amen. Amen. Wow. The house is full this morning. La casa è piena questa mattina. Amen. Amen. And I know Io the so. Rest are on Zoom and Facebook. So che gli altri sono su Zoom e su Facebook. We know the condition of this time. Conosciamo la condizione di questo tempo. So if you don't see a brother, you have to call him or her because he may have a positive person in the house and he can't go out. Amen. Quindi se tu hai un fratello o una sorella che non la vedi, chiamalo, chiamala, forse ha il positivo, è positivo per questo che non può uscire fuori. Or somebody is positive in the house. Oppure qualcuno è positivo nella casa. Amen. Amen. Let me take this opportunity to salute all of you. Fatemi accogliere questa opportunità per salutare tutti voi. It's a great honor for me. Mi è un grande onore. To stand in your presence to deliver the word of God. Per stare nella vostra presenza per consegnare la parola di Dio. It's by grace. È per grazia. Not because I know more than all of you. Non perché io ne so più di tutti voi. Amen. So please. E quindi per favore. You may know already what I'm going to give to you. Potresti sapere già ciò che sto per dare a voi. But please humble yourself and receive it. Ma per favore, umiliatevi e ricevetelo. That is what Apostle John said. Questo che ha detto Apostolo Giovanni. I'm not writing any new thing to you. Io non vi scrivo niente di nuovo. Amen. It's what we know already. Ma è ciò che noi sappiamo già. But the word of God, ma la parola di Dio every day, ogni giorno is flesh. È fresca. Amen. Amen. May he touch you. E che lui possa toccarvi. And speak to you. E parlare a voi. And bless you. E benedire voi. Thank you. Grazie. For giving me your attention. Per avermi dato la vostra attenzione. Amen. And help me to salute my beloved brother Derek. Thank you. E aiutatemi a salutare mio fratello amato Derek. Grazie. Thank you. Thank grazie, you. Grazie. Thank you. Amen. Yeah, we are going to John 15. Sì, andiamo in Giovanni 15. Last week we started a journey entitled The True Vine and the Branches. Amen. La settimana scorsa abbiamo iniziato un viaggio intitolato La vera vite e i suoi tralci. Amen. And today e oggi we are continuing. Continuiamo. Because perché it is very very important. È molto molto importante. To know where we come from. A conoscere da dove veniamo. Whom we belong. A chi apparteniamo. What he has ordained us to be. Ciò che ci ha consacrati a essere. And where he has commanded us to go. E dove ci ha comandati ad andare. Amen. 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 One of the things that has made us become servants. Una delle cose che ci hanno fatti diventare servi, certain part of the world, certe parti del mondo, is because we forgot where we come from. È tutto perché noi ci siamo dimenticati da dove siamo venuti. We have sold our identity.
Abbiamo venduto la nostra identità. We left our languages. Abbiamo tralasciato la nostra lingua. And learned somebody's language. E imparato la lingua di qualcun altro. That's why we are not able to produce anything. È per questo che non siamo in grado di produrre niente. Hello? Ci siamo? Oh yeah. Oh sì. Yeah. Sì. So Christ. Quindi Cristo. Don't want us. Non vuole che noi to lose our identity. Perdiamo la nostra identità. That's why he gave us this profound way. È per questo che lui ci ha dato questa parola profonda. Amen. So I'm reading it. E dunque io la leggo. John 15. Giovanni 15. Last week we read from verse 1 and 2, right? La settimana scorsa abbiamo letto dal versetto 1 e 2. Dico Today bene? I'm reading from verse 4. Oggi leggo dal versetto 4. And pay much attention e prestate tanta attenzione a ciò che sta arrivando. The Gospel of John, the Vangelo di Giovanni, chapter 15, capitolo 15. I'm reading verse 4. E io leggo versetto 4. Going in avanti. And if you are there, can I have your amen? E se ci sei, posso avere il tuo amen? Only the choristers respond. Soltanto i coristi hanno risposto. Are you there? Ci siete? Can I hear your amen? Posso sentire il vostro amen? Good. Give a clap of hand to the Lord. Un applauso al Signore. I read. E leggo. Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit by itself, unless it abides in the vine, neither can you, unless you abide in me. Dimorate in me, e io dimorerò in voi, come il tralcio non può da sé dare frutto se non rimane nella vite. Così neppure voi, se non dimorate in me. Amen. I was not worried. Pastore. Is everything okay? Sì, sì, tutto bene. Grazie. Okay. If you need something from me, let me know. I'll give it to you. Sì, grazie. Ancora unzione. Amen. Then receive more anointing. Amen. I read. Amen. Amen. I love this man. He's a very humble grazie. Man. Verse 5. I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me and I in him, it is that bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. Io sono la vite, voi siete il tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro, porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. He did not say, apart from me, you may do some, lui, or you can't do much. Hello? Lui non ha detto che a parte di me, potete fare qualcosa, o alcuni, oppure potreste fare qualcosa. Amen. Please speak Italiano, not tongues. Grazie. Amen. Amen. Verse 6. Versetto 6. If anyone does not abide in me, he is thrown away like a branch and withers. And the branches are gathered and thrown into the fire and burn. Se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio e si secca. Questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e si bruciano. If you abide in me and my words abide in you, ask whatever you wish and it will be done for you. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto.
Amen. Amen. Please watch me. Per favore guardatemi. These are the ways of our Lord Jesus Christ Himself. Queste sono le parole del Signore Gesù Cristo Lui stesso. This time, questo tempo, our Lord was preparing to go to the cross. Il nostro Signore si preparava per andare sulla croce. And He was giving His last words or instructions to His followers. E lui dava le sue ultime parole oppure le istruzioni ai suoi seguaci. And He said, e ha detto, io, Jesus Christ, Gesù Cristo, I am the vine, sono la vite, and you, e voi, my followers, i miei seguaci, are the branches, voi siete il tralcio, and my Father, il mio padre, is è the dresser of the vine, è il vignaiolo. Jesus was saying, Gesù diceva, I am the head, io sono il capo, and you are the part of me, e voi siete le mie parti. As Apostle Paul also explained it, come l'ha spiegato anche Apostolo Paolo, Jesus is the head, Gesù è la testa, and we are the part, e noi siamo le parti. Amen. One may be the eye, uno potrebbe essere l'occhio. One may be the finger. Uno potrebbe essere il dito. One may be the hand. Uno potrebbe essere la mano. The feet. I piedi. That is how the church is. Così che è la chiesa. And he says, e dice, if se you remain in me, se rimanete in me, like you see me standing here, come mi vedete stare qui, if any part of me is cut, se ogni parte di me è tagliata, that part will die, quella parte morirà. Within few days, in pochi giorni, you will see a bad odor. Tu sentirai un cattivo odore. Why? Perché? The life, la vita, that flow through this body, che scorre attraverso questo corpo, is no more flow through what has cut, maybe the finger. Non scorre attraverso ciò che è tagliato, forse il dito. So as, quindi, part of you, come parte di te, when it is removed, come quando è tolto, and put it somewhere, è messa da qualche parte, it cannot live, non può vivere. So, così, you being a Christian, tu essendo cristiano, without Christ, senza Cristo, abiding in you, che dimora in te, and you in Christ, e tu in Cristo, you can do nothing, puoi fare nulla. And he says, e dice, if it happened this, se succede così, you'll be thrown into fire, sarai gettato nel fuoco. Amen. Meaning, vuol dire, without Christ in you, senza Cristo in te, you are on the way, tu sei sulla via, to hell, verso inferno. Hello? Ci siamo? And he continued to say, e continua a dire, apart from me, a parte di me, and it is true, ed è vero, apart from me, a parte di me, you can do nothing, potete fare nulla. Your hair grows, i tuoi capelli crescono, because the blood flows, perché il sangue scorre, there is life in you, c'è vita in te. When you remove, quando togli your hair, i tuoi capelli, and put it somewhere, e li metti da qualche parte, you will never see increase, non vedrai mai incremento. Though, anche se it's part of you, fanno parte di te. Amen, somebody. Ci siamo? Your fingers, i tuoi, le dita, it grows every day, crescono ogni giorno. But if you remove, ma se togli, and put it somewhere, e le metti da qualche parte, you will not see increase, non vedrai incremento. Why? Perché there is no life in, non c'è vita in essi. But as long as, ma finché the finger is connected, finché le unghie sono connesse to your body, al tuo corpo, it grows every day, crescono ogni giorno. Amen, somebody. Amen, qualcuno. So we are, così che siamo, as a children of God, come figli di Dio, as a believer, come credenti. So, quindi, last week we asked, la settimana question, scorsa abbiamo fatto una domanda. Amen. Amen. Thank you, Elisabetta. Grazie. The Lord bless Elisabetta, you. Il Signore ti benedica. Last week we said, la settimana scorsa abbiamo detto, how can I know, come posso sapere, as a Christian, come cristiano, that I am abiding in Christ, che dimoro in Cristo. Hello. Ci siamo? And he took us to 1 John chapter 4, verse number, who can remind me? 13. E ti ha portati, hello, in 1 Giovanni capitolo
4 versetto 13. And he says, e ha detto, by this we know, attraverso questo sappiamo. Hello. Ci siamo? By this, attraverso questo, we know, noi sappiamo, that we are in him, e che noi siamo in lui, and he in us, e lui in noi. Why? Perché? He has given us his spirit. Ci ha dato il suo spirito. So we said, dunque abbiamo without detto, the Holy Spirit, senza lo Spirito Santo, abiding in somebody, che dimora in qualcuno, you are cut out. Tu sei tagliato fuori. You don't have part in Christ. Non hai parte in Cristo. Am I right? It is written there. È scritto di là. Uh-huh. What do you say? Read it for me. I don't understand it in real way. Da questo conosciamo che rimaniamo in Lui ed mm-hmm. Egli in noi mm-hmm. dal fatto che ci ha dato del suo Spirito. Amen. So. Quindi. By the Spirit of the Lord, attraverso lo Spirito del Signore, all of us know, tutti noi sappiamo, that we belongs to Him, che apparteniamo a Lui, because Paul said it, perché Paolo l'ha detto, in the book of Romans, nel libro dei Romani, chapter 8, capitolo 8, that those, che quelli, who are, che, led by the Spirit sono of the Lord, guidati dallo Spirito del Signore, they are, loro sono, the sons of God, i figli di Dio, the children of God, i figli di Dio, they are abiding in Christ, dimorano in Cristo, so the life of Christ, dunque la vita di Cristo, become part and parcel of them, diventa parte e pacco di loro. Amen, somebody. This morning, questa mattina, I'm taking you to another step. Io vi porto in un altro passo. Point number two. Punto numero due. Amen. How can I know that I'm abiding in Christ? Come posso sapere che dimoro in Cristo? Amen. Come with me to chapter 15, verse 7. Venite con me in capitolo 15, versetto 7. That is John. Cioè Giovanni. Amen. That is point number two. John 15, 7. Cioè il punto numero 2. Giovanni 15, 7. I'm reading it. E io lo leggo. If you abide in me, and my words abide in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che voi volete e vi sarà fatto. Point number two says, punto numero due dice, if you want to know, se vuoi sapere, that you are still in Christ, che se sei ancora in Cristo, and Christ is in you, e Cristo è in te, then, allora, the word of the Lord, la parola del Signore, must be in deve you, deve essere in te. Amen. Amen. The Spirit of the Lord, lo Spirito del Signore, in you, in te, the word of the Lord, la parola del Signore, in you, in te, means, vuol dire, you are alive, sei in vita, in Christ, in Cristo, means, vuol dire, your name, tuo nome, is still in the book of life, è ancora nel libro di vita, means, vuol dire, you can bear fruit, puoi fare frutto. Amen. Amen. Means, vuol dire, if you die today, se muori oggi, you are going to heaven. Vai in cielo. Amen. Amen. If my words, se le mie parole, abide in you, morano in voi, then you are mine. E allora siete miei. Then you are saved. E allora siete salvati. Then you are connected. E allora siete connessi. To the true vine. Alla vera vita. The word of God. La parola di Dio. Must be in you. Deve essere in te. Why? Perché? Because you. Perché tu. Were created. Sei creato. Newly. Nuovamente. Regenerated. Rigenerato. By the word of God. Attraverso la parola di Dio. So you cannot tell me, quindi tu non mi puoi dire, I am a Christian, sono cristiano, and you are an empty tomb, e tu sei vuoto.
The word of God is not in you. La parola di Dio non è in te. How can you live? Come puoi vivere? Amen, somebody. Amen, qualcuno. And so Jesus is saying. E dunque Gesù sta dicendo. The way to know that you are abiding in me and I in you. Il modo per conoscere che tu dimori in lui e lui in te. Is that my word? Dice che è che la mia parola. Must be in you. Deve essere in te. Amen, somebody. Then let's read John 8:31. Poi leggiamo Giovanni 8:31. John chapter 8 verse 31. Giovanni capitolo 8 versetto 31. Hear what Jesus said. Ascoltate ciò che Gesù ha detto. To those who came to him. A quelli che sono venuti a lui. John chapter 8 verse 31 going. Giovanni capitolo 8 da versetto 31 and 32. 31 e 32. He says. E dice. So Jesus said to the Jews who had believed in him. If you abide in my word, you are truly my disciples, and you will know the truth, and the truth will set you free. Gesù allora disse a quei giudei che avevano creduto in lui, se perseverate nella mia parola, siete veramente i miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Oh, your aiming is too low. Amen. It's still too low. Amen. Ah, you can shout it all. Amen. I love this. Amo questo. You have the voice then. Avete la voce. Hear this, brother. Ascoltate questo, fratelli. Hear this. Ascoltate questo. I think last week we read from, is it Acts chapter 26? Penso che la settimana scorsa abbiamo letto. Can you get me all the scriptures we read last week? Atti capitolo 26. 15. No. We read 26 where Paul was talking about when Jesus revealed himself to him on the way of Damascus. Abbiamo letto 26 dove Paolo parlava di quando Gesù si è rivelato a lui sulla strada verso Damasco. We did not read it, eh? Okay, then it was the previous week where he said, look for me at chapter 26 verse 13. Let me see. Cerca per me Atti 26:13. I'm bringing you home. When Jesus says, "You know the truth, and the truth will set you free." Quando Gesù dice, "Voi conoscerete la verità, e la verità vi libererà." No, look out for a place for them that to turn them from darkness and from the power of Satan to God. Amen. Cercami la scrittura. It is 26. It's 26. Dice, but look for the 26. 26. What does he say? 26:26, che cosa dice? What is this? The same chapter. Okay. Then, by 22, wait there. Uh-huh. Let me get it for you. Uh-huh. Verse 14 says what? I have to get that scripture for Devo you. Devo avere quella scrittura per voi. Uh-huh. Okay, thank you. Verse 18 of Acts chapter 26. Versetto 18. Amen. Atti capitolo 26. Please. The reason why the word of God must be in you. Il motivo per cui la parola di Dio deve essere in te. Uh-huh. He says, do what? Per aprire loro gli occhi. To open their eyes. Affinché si convertano dalle tenebre so alla that luce. They will turn from darkness to light. Uh-huh. E dal potere di Satana a Dio. From the power of Satan to God. Uh-huh. E ricevano per la fede in me. So that they will receive a place among those who believe in me. Amen, somebody. Please watch me.
Per favore, guardatemi. Jesus says, Gesù dice, my words, le mie parole, must be in you. Deve essere in voi. If the word of God is in you, la parola di Dio in te, then you are a true disciple. E allora sei vero discepolo. Because it is through the word of God, perché è attraverso la parola di Dio, abiding in you, che dimora in that te, your eye will be open. I tuoi occhi saranno aperti. Then you will run away from darkness. E allora fuggirai via dalla tenebre. Not only that. Non solo quello. Because the truth. Perché la verità. Abiding in you. Dimora in te. You leave. Tu lascerai. Without the entanglement. Tu vivrai senza l'inganno, l'attacco che inganna. Of Satan. Di Satana. Because. Perché. You know the truth. Tu saprai la verità. So when the counterfeit is given to you. Quindi quando il falso contraffatto viene a te. You don't have problem. Tu non hai dei problemi. Because you are identified with the truth. Perché tu sei identificato con la verità. Amen, somebody. Most of us, we don't know the fake money. E tanti di noi non conosciamo le monete false. Because we do not work regularly on money. Perché non lavoriamo regolarmente sui soldi. Amen. But some people, ma alcune persone, who count money every day, che contano i soldi tutti i giorni, when you go to bank or post office, quando vai in banca o in posta, or you go buy something, o vai a comprare qualcosa, with 100 note, con banconote di 100 euro, of euros, di euro, or 50, o 50 euro, watch them. Guarda loro. They have a way of touching a certain part. Hanno un modo per toccare una certa parte. When they touch there, quando toccano di là, they know. Sanno. Whether it is fake, o che è vero, or correct money. O falso vero. Their hands, la loro mano, are used to è abituata touching a toccare the true money. I soldi veri. Amen. Like some of us, we live in Libya. Come alcuni di noi che vivevamo in Libia. You cannot give us fake dollar. Non puoi darci dollaro falso. If you give it to me, se tu me lo dai, I will catch you. Io ti beccherò. Amen. Why? Perché? We're using to it. Noi eravamo abituati. If I lift it like this, se l'alzo sopra così, I know what I should see. So ciò che devo vedere. So Jesus says, quindi Gesù dice, the word of God in you, la parola di Dio in te, will set you free, ti libererà, means, vuol dire, it will turn you from darkness to light, ti volterà dalla tenebre alla the luce, the power of Satan to God, dalla potenza di Satana and a Dio, give you place, e ti darà un posto, in the kingdom, nel regno of God, di Dio. Amen. And you'll be free from this false prophet. E sarai libero da questi falsi profeti. Amen. I told you about somebody that a prophet said, they shot you with a gun in a dream. E vi ho parlato di qualcuno che un profeta gli ha detto a lui che tu ti hanno sparato con fucile in sogno. So bring me. He mentioned things that you eat. Quindi lui ha elencato le cose che mangerà. And it was Christmas time, Christmas month. E era il mese di Natale. And when they told me, e quando mi hanno detto, you know what I said? Sapete cosa che ho detto? Don't you think this man is looking money for Christmas? Non pensi che questo uomo sta cercando i soldi per festeggiare Natale? Amen. And truly, truly. E veramente, veramente. It was true. Era vero. The lady is still alive. La donna è ancora in vita. I don't know when he's going to die because non so, of that shot. Non so quando morirà per via di quella sparata. Let the word of God, e che la parola di Dio abide in dimora you, in te, so that, così che you will know, tu conoscerai when the counterfeit come, quando arriva il falso, the liars come, arrivano i bugiardi, deceivers come, e quelli che ingannano, Satan try to bind you, quando cerca di legarti Satana. Because many people, perché tante persone, because they don't have the word of God in them, siccome non hanno la parola di Dio in loro, they are eating from dustbin. Loro mangiano dalle mondizie. Oh yeah, that is the stage of human being. Sì, questo è lo stato dell'essere umano adesso.
Without the word of God, senza la parola di Dio, you live in darkness. Tu vivi in buio. Jesus Christ, my Lord. Gesù Cristo mio Signore. One day he was talking. Un giorno parlava. He was preaching. Predicava. And he says, e ha detto, the light of the body is the eye. La luce del corpo è occhio. And if your eye is good, e se il tuo occhio è buono, the whole body of you will be full of light. Tutto il tuo corpo sarà pieno di luce. But if the light in you become dark, ma se la luce in te diventa buio, how gross, ah, quanto intenso, that darkness will be. Quel buio sarà. He was trying to say, cercava di dire, what open your eyes? What open your eyes? Cioè, chi ti apre gli occhi, is the word of God, è la parola di Dio, and the spirit of God, è lo spirito di Dio, abiding in you, che dimora in te. So if you lose this, quindi se lo perdi, the word of God, la parola di Dio, the truth, la verità, you will live in darkness. Tu vivrai in buio. And no one live in darkness and bear fruit. E nessuno vive in buio e fa del frutto. You can't. Non puoi. Darkness, tenebre, even you yourself, anche tu te stesso, you cannot dress well, non puoi vestirti bene. Darkness, buio, in that small of your room, in quella piccola tua stanza, if you are not careful, se non sei attento, you will wound yourself, ti farai del male. Amen, somebody. So, quindi, we abiding in Christ, noi dimorando in Cristo, we have to abide in his word also. Dobbiamo dimorare anche nella sua parola. So that we may be called, così che saremo chiamati, a true disciples, i veri discepoli, of Jesus Christ. Gesù Cristo. Matthew 7:21. Matteo 7:21. I mean somebody. Matthew 7:21 says, Matteo 7:21 dice, it is my prayer that my brothers and sisters on Zoom and Facebook, you pay much attention to what the Lord is giving to all of us. È la mia preghiera che miei fratelli sul Facebook e sullo Zoom prestate molta attenzione a ciò che il Signore sta dando a noi. I'm reading. Leggo. Matthew 7. Matteo capitolo 7. Verse 21. Versetto 21. Not everyone who say to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven. Non chiunque dice, Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. On that day many will say to me, Lord, Lord, we did not prophesy in your name, and cast out demons in your name, and do many mighty works in your name. Molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo, e in nome tuo scacciato demoni, e fatto in nome tuo molte opere potenti? Then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you workers of lawlessness. Hey. Allora dichiarerò loro, io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, malfattori. Then he come to verse 24. Poi arriva al versetto 24. Everyone then who hears those words of mine and does them will be likened a wise man who built his house on a rock. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà paragonato a un uomo avveduto e che ha costruito la sua casa sopra la roccia. The rain fall, and the flood came, and the wind blew, and beat on that house, but it did not fall, because it has been founded on the rock. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno investito quella casa, ma essa non è caduta perché era fondata sulla roccia. Amen.
Amen. Please watch me. Per favore, guardate. The reason why the word of God must be in you. Il motivo per cui la parola di Dio deve essere also in te. Is this. E anche questo. The word of God. La parola di Dio. Is a rock. È la roccia. It's your solid foundation. È la tua base solida. In the faith. Nella fede. That you have. Che hai. In Christ Jesus. In Cristo Gesù. Amen. If the word of God is not in you, se la parola di Dio non è in te, Jesus says, Gesù dice, you will do many things, tu ne farai tante cose, in His name, nel suo nome, in darkness, in buio. Many people at the James, with all their good intention, are working for Christ. Tante persone con tutta la loro buona intenzione lavorando per Cristo, but without the word of God. Ma senza la parola di Dio. So the Bible says, e quindi la Bibbia dice, they will become, diventeranno like a signboard, come un cartello segnale. Jesus. Gesù. But they themselves, ma loro stessi, never go to Jesus. Non vanno mai a Gesù. Is it possible? È possibile? Jesus is saying, Gesù lo sta dicendo, non sono io che lo dico. Oh brother, come to my church. Ah, fratello, vieni nella mia chiesa. And the person will come. E la persona viene. And find the word of God. E trova la parola di Dio. And put them into practice. E mette in pratica. And abide in it. E dimora in essa. And grow in it. E cresce in essa. You. Ma tu. Who invited him? Che lo hai invitato. You. Tu. Who preached to him? Che hai predicato lui. Will be cast out. Sarai scacciato. Why? Perché? You don't have the word of non God. Non hai la parola di Dio. Amen, somebody. Amen, qualcuno. So knowing the word of God, quindi conoscendo la parola di Dio, is your solid foundation. È la tua base solida. Know the word. Conoscere la parola. Read the word. Leggi la parola. Keep the word. Mantieni la parola. Meditate the word. Medita la parola. Run with the word. Corri con la parola. Eat the word. Mangi la parola. Speak the word. Parli la parola. Manifest the word. Manifesta la parola. It's your foundation. È la tua base. As a child of God. Come figlio di Dio. As a true disciple. Come vero discepolo. This is what Jesus. Questo è ciò che Gesù. Our Lord. Il nostro Signore. Is giving to us. Sta dando a noi. Let somebody lift his hands and say. Alza la mano dicendo, help me, Lord. Aiutami, Signore. Help me, Lord. Aiutami, Signore. To abide in your word. A dimorare nella tua parola. For your word. Perché la tua parola. Is my rock. È la mia roccia. My solid foundation. La mia base solida. In whom I stand. Su cui io sto. Amen. Amen. Amen, somebody. Psalm 119 verse 11. Salmi 119 verso 11. Another reason why the word must abide in you. Un altro motivo per cui la parola deve dimorare in te. Emino, let her glory. All of us want to go to heaven. Tutti noi vogliamo andare in Everybody cielo. Everybody in this house must go to heaven. Tutti in questa casa dobbiamo andare in cielo. Amen. I read. Lo leggo. I have stored up your word in my heart that I might not sin against you. Ho conservato la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te. Amen. Amen. Your word. La tua parola. I have stored them. Io l'ho conservata. In my heart. Nel mio cuore. So that. Così. I will not sin against io you. Io non pecco contro di te. So the word of God. Quindi la parola di Dio. Must dwell in you. Deve dimorare in te. So that you will not live in sin. Così che tu non vivi in peccato. So that you will not grieve the Holy Così Spirit. Così che tu non rattristi lo Spirito Santo. So that you will not sin against Così your God. Così che tu non pecchi contro tuo Dio. Amen, somebody. Amen. On this account, su questo, that Joseph, che Giuseppe, a teenager, un adolescente, who got an opportunity, che ha avuto l'opportunità, to become great, di diventare grande,
Just twinkling of eye. In un battito della ciglia. Without sweating. Senza sudare. Run away. Lui è scappato. At in Genesis 39:19. Penso che right. Genesi 39:19, se dico bene. Amen. Amen. Can you get there for me? Puoi arrivare Genesis. Per me? Genesi. Genesis chapter 39. Genesi capitolo 39. Verse 9, sorry. Versetto 9, scusatemi. Amen. 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 Your word. La tua parola. I have stored it in me. L'ho conservata in me. So that I will not sin against così you. Io non pecco contro di te. Amen, somebody. So Joseph said. Quindi Giuseppe disse. How can I commit such a sin against my God? Come io posso fare un peccato del genere contro mio Dio? He was a teenager. Era un adolescente. A slave. Schiavo. Who don't know the way back to his house. E che non conosceva la strada per tornare a casa sua. Find himself. Si è trovato. A place. In un posto. That nobody knows him. Che nessuno lo conosceva. He's like one of us. È come uno di noi. Who are traveled from your city. E che siete viaggiati dalla Piacenza vostra città. Piacenza qui a Piacenza. Your church. La vostra chiesa. And go far away. E siete andati lontano. That nobody knows you. E che nessuno vi conosce. Or that you conosce. Are Christian. O che sei cristiano. And you find yourself. E vi trovate. In a very difficult situation. In una situazione molto difficile. And this offer. E questa offerta. Given to you. Viene data a te. What do you do? Che cosa fai? Your salvation, la tua salvezza, will come, verrà, if se the word of God, la parola di Dio, have been in you, è in te. The Lord bless you, Edda. Il Signore ti benedica. Joseph said what? Giuseppe cosa read dice? It for me. Versetto 9 di Genesis 39. In italiano uh-huh. dice. He said, in questa casa. In this house. Egli stesso non è più grande di me. My master, no one is greater than me in this house. E nulla mi è vietato. And he has withheld nothing from me. Se non te. Only you. Perché sei sua moglie. Because you are his wife. Come dunque potrei fare questo gran male? How can I do this evil? E peccare contro Dio. And sin against God. And he ran away. Poi è scappato. Because he knows. Perché lui sa. By the word of God. Attraverso la parola di Dio. Thou shall not commit adultery. Non commettere adulterio. Do not go back. Non andare a letto. With somebody's wife. Con la moglie di qualcuno. It's an abomination. È un'abominazione. So when he got the offer. Quindi quando ha ricevuto l'offerta. He ran away. Lui è scappato. Without via, fearing. Senza avere paura. The consequence. Della conseguenza. Without being ashamed. Senza vergognarsi. That people will see his nakedness. E che la gente vedrà la sua nudità. He preferred. Ha preferito. To run away naked. Scappare via nudo. People calling him. Che la gente lo chiama. Mad person. Uomo pazzo. Than jumping on somebody's wife. Che saltare sulla moglie di qualcuno. He preferred. Ha preferito. To be in life prison. E essere a vita in prigione. Than jumping on somebody's che saltare sulla moglie di qualcuno. Or going for somebody's o husband. Andare per il marito di qualcuno. Because he knows. Perché lui sapeva. A sin. Che è un peccato. Against God. Contro Dio. How did he know? Come lo sapeva? He saw the word perché of God. Ha conservato la parola di Dio. In him. In lui. Are we together? Ci siamo? Abiding in Christ. Dimorare in Cristo. Means. Vuol dire. Abiding the word of God. Dimorare nella parola di Dio. Joseph. Giuseppe. From the beginning. Dall'inizio. Knew. Sapeva. The law has not come at that time. La legge non era arrivata in quel tempo. But he knew. Ma lui sapeva. Somebody's wife. La moglie di qualcuno. Somebody's property. La proprietà di qualcuno. Somebody's husband. Il marito di qualcuno. Amen. Don't touch it. Non toccare. Don't say things you don't know. Non dire le cose che tu non sai. Amen. Hallelujah.
Don't do that. Non farlo. And if you are able to do that, e se sei capace di fare così, as Joseph did, come fece Giuseppe, the word of God, la parola di Dio, must be here. Deve essere qui. Jesus is saying, Gesù dice, your heart, tuo cuore, must be, deve essere, a magazine, il magazzino, a wholesale, un magazzino, where you store, dove immagazzini, not lies, non bugie. What you have not seen, you say, I have seen. Ciò che non hai visto, tu dici, ah, ho visto. Amen. Because you left this house, siccome hai lasciato questa casa, you try to blackmail this house, hai cercato di parlare male di questa casa. Who told you? Chi ti ha detto? That if you leave this church, se tu lasci questa chiesa, you are our enemy. Sei il nostro nemico. Absolutely no. Assolutamente no. I understand. Io capisco. All of us cannot live together forever. Tutti noi non possiamo vivere insieme per sempre. That does not make you an enemy of ma me. Questo non ti rende il mio nemico. Or me becoming your enemy. O io che divento il tuo nemico. Then you go out e poi vai fuori. And you black me. E parli male. Insult me. Mi insulti. Yes, go on and insult me. Sì. Jesus said they did it to him, so you insult me, you have done nothing. Gesù but don't dice, touch the house of God. Tu vai avanti a insultarmi perché Gesù ha detto che lo hanno fatto a me, quindi lo faranno anche a voi. Però non andare a parlare male della casa di Dio. Thank you. It's an indication that such a person don't have the word of God in him or in her. You don't have it at all. Quindi questa you don't understand. È un'indicazione che una persona così non ha la parola di Dio in lui o in lei. Non capisce. One of the things that I'm afraid. Listen to me very carefully. Ascoltatemi attentamente. Una delle cose di cui io ho paura. Is talk against. E di parlare contro. The man of God. Gli uomini di Dio. The house of God. La casa di Dio. I'm very careful. E io sto molto attento. If. Se. Even though I have evidence. Anche se io ho l'evidenza. And I don't want to be there. E non voglio essere di là. I'm not a judge. Io non sono il giudice. Let God himself. E che Dio lui stesso. Talk less of going to say things that is not true. Hey, are you not afraid? Non ne parliamo di andare a dire le cose che non sono vere. Ehi, tu non hai paura? Please don't do that. Per favore, non fallo. Amen. Amen somebody. Don't do that. Non lo fare. Don't talk about men of God somewhere. Non parlare degli uomini di Dio da qualche parte. Because. Perché? To gather two people. Per radunare due persone. To hear you. Per fargli ascoltare. It's not easy. Non è facile. So behind that man. Quindi dietro a quell'uomo. Or that woman. O quella donna. Has something. C'è qualcosa. And I don't know. E io non so. If it is God, se è Dio, is it Gamari who gave that advice? Yeah, the Gamari. Gamarin. Yeah. Che ha dato quel consiglio. I think Acts chapter 5. Penso. Or 4. E Atti capitolo 5 o 4. It was 5. Yeah. 5. They wanted to kill the disciples. Volevano uccidere i discepoli, the elders of Jerusalem, gli anziani di Gerusalemme, because of the miracle they perform, per via del miracolo che hanno fatto. And when they try to make attempt, the man says, "Stop! Let this man go out, and I want to talk to you." He was part of the council. Hallelujah! Lui ha detto. Fate che questi uomini vanno fuori e voglio parlare a voi. Lui faceva parte del Sinedrio. And he says, e ha detto, be careful. State attenti. What you are about to do. Di ciò che state per fare. You may. Potrete. Finding yourself. Potreste trovarvi. Fighting against God. A combattere contro Dio. And if it is from God. Se è da Dio. Occhio. Attenzione. When he met Paul. Quando lui si è incontrato who was Saul, che era Saul, in Acts chapter 9, in Atti capitolo 9, he says, ha detto, it is hard for you, è difficile per voi, to kick against fire, a calciare fuoco.
And you are not afraid of persecuting me, E non avete paura di persecutarmi. He fell down. Lui è caduto. And became blind. Ed è diventato cieco. It is my prayer. È la mia preghiera. That you become very careful. Be e careful. Che voi state molto attenti. Please don't speak against any church, any man of God, any woman of God, any child of God. Don't do it. Non, and cause problem for yourself. Non parlare mai male contro un uomo di Dio, una donna di Dio o una chiesa per causare male a te stesso. The word of God, la parola di Dio, must be in you, deve essere in te, so that you will not sin against God. Così che tu non pecchi contro Dio. Because it is the word of God, perché è la parola di Dio, that teaches you, che ti insegna wisdom, saggezza, understanding, comprensione. Amen. The Christians today, we don't have the word of God. Cristiani di oggi non abbiamo la parola di Dio. So anything comes from our mouth and we speak out. Remember, you will make account of every carelessness when you speak. Qualsiasi parola che arriva sulla nostra bocca, noi la parliamo. Ma stai attento che tu farai reso conto di ogni singola parola che tu parli. May the Lord help all of us. Che il Signore possa aiutare tutti noi. To hide the word of God in us. A conservare la parola di Dio. As Joseph did. Come fece Giuseppe. And be able to say. Ed essere in grado di how dire. How can I do such a sin against come God? Come posso fare un male così contro Dio? May the word of God be in us. E che la parola di Dio sia in as noi. It was in Daniel. Come era in Daniele. Daniel chapter 1. Daniele capitolo 1. Verse 8, he says, versetto 8 dice: I will not defy myself. Io non mi contaminerò. Amen. Amen. Daniel chapter 1 verse 8. Daniele capitolo 1 versetto 8. He got opportunity. Lui ha avuto l'opportunità to eat the food from the table of Nebuchadnezzar. Di mangiare il cibo dalla tavola di Nabucodonosor. Very costly. Molto costoso. Precious drink. Bevande preziose. But because the word of God was in him. Ma siccome la parola di Dio era in lui. He knew. Lui sapeva. So precious. Così prezioso. The flesh desire. Il desiderio della carne. Was the trap. Era la trappola. Of the devil. Del diavolo. To Eve. Ad Eva. And the Bible says, e la Bibbia dice, he watched the fruit. Ha guardato il frutto. Amen. Wow. Wow. This food will be delicious. Questo cibo sarà but delizioso. Behind that food, ma dietro a quel cibo, inside that fruit, dentro quel cibo, was death. C'era la morte. Curse. Maledizione. Poverty. Povertà. Destruction. Distruzione. He ate it. Lui l'ha mangiato. But Daniel says, ma Daniele disse, me, io, I prefer to eat vegetables. Io preferisco mangiare verdure. And drink water. E bere acqua. Than defy myself. Che contaminarsi. He knew the word of God. Lui conosceva la parola di Dio. Are we together? Ci siamo? He knew the word of God. Lui conosceva la parola di Dio. The word I have hid in my heart. La tua parola io l'ho conservata nel mio cuore. So that I will not sin against. Così che io non pecco contro di te. May the Lord help us. Che il Signore possa aiutarci. Amen, somebody. Amen. That we may do as Joseph and Daniel did. Così che faremo come fece Giuseppe e Daniele. Amen, somebody. Point number three. Punto numero tre. How can I know that I'm abiding in Christ and Christ in me? Come posso sapere che io dimoro in Cristo e Cristo dimora in me? Amen. We must abide in the love of Christ. Dobbiamo dimorare nell'amore di Cristo. The Spirit abiding in us. Lo Spirito dimora in noi. The Word abiding in us. La parola dimora in the noi. The love of Christ. L'amore di Cristo. And the love for one another. E amore per gli uni e gli altri. Abiding in us. Dimorano in noi. John 15:15. Come with me. John. No, John 21:15. Sorry. Giovanni 21:15. John 21 verse 15. Giovanni 21. 15. Amen. Amen. Hallelujah.
Okay, I read. When they have finished breakfast, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? Quando ebbero fatto colazione, Gesù disse a Simon Pietro, Simone di Giovanni, mi ami più di questi? He said to him, yes, Lord, you know that I love you. E gli rispose, sì, Signore, tu sai che ti voglio bene. He said to him, feed my lambs. Hallelujah. Gesù gli disse, pasci i miei agnelli. Amen. Amen. If se the love of Christ, l'amore di Cristo, is abiding in you, dimora in te, one of the fruit, uno dei frutti, is this, è questo, you feed, tu cibi, the young Christians, i giovani cristiani. In other ways, in altre parole, you disciple, tu discepoli. Amen. You want to know that the love of God in you? Vuoi sapere che l'amore di Dio in te? When Jesus asked Peter, quando Gesù chiese a Pietro, do you love me? Tu mi ami? He said yes. Disse sì. He said then, dice allora, show me that love. Mostrami quell'amore. By feeding the lamb. Attraverso cibare agnelli. Who are the lamb? Chi sono gli agnelli? They are the babies. Sono i bambini. From the sheep. Am I right? Dalle pecore. In other words, in altre parole, the new entering, i nuovi entrati in Christ, in Cristo. Who? Chi? Is your disciple? Chi è il tuo discepolo? If you love Christ, if you love Christ, se tu ami Cristo, show me your disciple. Mostrami il tuo discepolo. Then I will know. Allora io saprò that the love of God is in you. Che l'amore di Dio in te. It's not Chumberima saying here. Non è Chumberima che dice qui. It is Jesus. È Gesù. That is pointing us. E che sta puntando. Directing noi, us. Che ci sta dirigendo. Our attention. La nostra attenzione. You love me? Tu mi ami? Yes. Sì. Then show me. E allora mostrami. Whom are you taking care? Chi prendi cura? In the house of God. Nella casa di Dio. Who is your disciple? Chi è il tuo discepolo? Point number two. Punto numero due. Let the love abide in you. E che l'amore dimora in te. Verse 16. Versetto 16. He said to him a second time, Simon, son of John, do you love me? He said to him, yes, Lord, you know that I love you. Gli disse di nuovo, una seconda volta, Simone di Giovanni, mi ami? E gli rispose, sì, Signore, tu sai che io ti voglio bene. He said to him, tend my sheep. Oh. Gesù gli disse, scusatemi, Gesù gli disse, pastura le mie pecore. Please watch me. Per favore, guardatemi. Apostle Paul, Apostolo Paolo, one day was talking to, he wrote a letter to one of the churches. Un giorno lui Please ha scritto la lettera a una delle chiese. And he says something, e lui ha detto qualcosa that in these days, che in questi giorni is ringing in my heart. Questa suona nel mio cuore. Nothing, nulla is worried. Niente, nulla è preoccupante. And disturb. E disturba. When you have brought up children, che quando tu hai fatto crescere i figli, and you know that now they should be mature, e tu sai che ora devono essere maturi, and help you to carry the burden, e ti aiutano a portare il peso, but però you are still feeding them with milk, ancora gli stai cibando con latte. Hello. Is somebody here with me? Qualcuno è qui con me? It is my prayer that the Lord help me in this house. È la mia preghiera che il Signore possa aiutarmi in questa casa. They will not even come to church and they will not call you and they are expecting that you call them and if you don't call they get angry. These are the people you are expecting that they become teachers.
Loro non vengono in chiesa e loro non ti chiamano per dire perché non vengono, e se tu non li richiami si arrabbiano, diventano i tuoi nemici, e queste sono le persone che devono essere già insegnanti. Jesus is saying, Gesù sta dicendo, Peter, Pietro, if you love me, se tu mi ami, this time, questo tempo, you should not be at this beach. Non dovresti essere in questa spiaggia. You're supposed to be a pastor. Dovresti essere un pastore, a deacon, un diacono, a worker, un lavoratore, a teacher, un insegnante, an evangelist, un evangelista. And now I'm running after you. E ora io ti sto rincorrendo. Teaching you, che ti insegno, as a baby, come un bambino. Your work, il tuo at lavoro, this now, a questo tempo, is to be, e di essere a teacher, un insegnante. Rise up. Alzati. If you love me, se tu mi ami, do that work. Fai quel lavoro. Help me to grow this house. Aiutami a far crescere questa casa. I don't know. It is the work of Satan to discourage me of what I'm doing, Edda James. I don't know. Io non so se questo è l'opera di Satana per scoraggiarmi di ciò che, del lavoro che sto facendo. To me. Per me. I'm doing my best. Io faccio il mio meglio. No, I'm a man. Sì, io sono uomo. Like you. Come voi. But please. Ma per favore. The little investment. Il poco investimento. That the Lord has helped me to invest in you. E che il Signore mi ha aiutato a investire in voi. Let me see the fruit thereof. Fatemi vedere il frutto. Rise up. Alzatevi. Do something. Fate qualcosa. Before you die. Prima di morire. And don't give the burden to me. These hands are too small to carry this work. E non date tutto il peso a me. Queste mani sono troppe piccole per portare questo lavoro. Jesus is saying. Gesù dice. 3 good years. 3 anni. I've been with you, Peter. Sono stato con te, Pietro. Ma sì. Ma guarda. You are like a baby. Sei come un bambino. You love me. Mi ami. Rise up. Alzati. And lead the sheep. E guida le pecore. Amen. Amen. The burden is big. Il peso è grande. That's why you are here. È per questo che siete and qui. And none of us here. E nessuno di noi qui. Is without a gift or a talent. È senza dono o talento. Amen. If I tell you where I come from, se dovessi raccontare a voi da dove vengo io, those who know me, quelli che mi conoscevano, years back, anni fa, if you see some of them, se tu vedi alcuni di loro, and you ask them, e chiedi a loro, many years ago, tanti anni fa, did you thought this man can lead such a group? Tu avevi pensato che quest'uomo poteva guidare un gruppo così? They will tell you. Ti diranno. No. Somebody gave me a push. Qualcuno mi ha dato una spinta. And I did not shame him. E io non l'ho fatto vergognare. Please. Per favore. Jesus said I should tell you. Gesù dice che vi devo if dire. If you love me. Se voi mi amate. Tend the sheep. Amen. Prendete cura delle pecore. Amen. Don't leave the work for only one person, a few people. Oh, please. Non lasciare il lavoro per soltanto una persona, poche persone. Verse number. Where are we now? 17. Okay, verse 17. I read. Leggo. May the same thing that fell on Peter fell on somebody this morning as you hear my voice. Amen. Amen. E che la stessa cosa che è caduta su Pietro possa cadere su qualcuno questa mattina mentre sente la mia parola. And he said to him, third time, Simon, son of John, do you love me? Peter was grieved. May this sorrow from the Holy Spirit fall upon somebody. Gli disse la terza volta, Simon di Giovanni, mi vuoi bene? Pietro fu rattristato. Che questa tristezza possa cadere su qualcuno questa mattina nel nome di Gesù. And he said to him, Lord, you know everything. You know that I love you. Jesus said to him, feed my sheep.
E gli rispose: Signore, tu sai ogni cosa, tu conosci che ti voglio bene. Gesù disse: pasci mie pecore. Amen, somebody. When we say abiding in the life of Christ, quando diciamo di dimorare nella vita di Cristo, it also means vuol dire anche go out, vai fuori, and make disciples, e fai discepoli. Amen, somebody. Amen. Because that is the whole calling of a Christian. Perché quella è l'intera chiamata di un cristiano. He says, dice, without me, senza di me, you can do nothing. Non potete fare nulla. If you abide in me, se dimorate in me, you will bear much fruit. Farete tanti frutti. Meaning, vuol dire, you will make a lot of disciples. Farete tanti discepoli. There are two things here. Ci sono due cose qui. Hallelujah. The point I gave the first is not the same as what I'm telling you here. Il punto che io ho dato prima non è la stessa cosa che vi dico qui. Amen. Take care of the lamb. Prendere cura dell'agnello. Tend the sheep. Prendere cura delle pecore. Feed the sheep. Cibare le pecore. It's an inner work. È un lavoro dell'interno in the church, nella chiesa. Those who are already be saved, quelli che sono già salvati, the new coming in Christ, quelli che vengono nuovi in Cristo, those who are growing in Christ, quelli che crescono in Cristo, is the church, è la chiesa. Then, poi, you go out, vai fuori, and make new disciples, a fare nuovi discepoli. Jesus said, Gesù dice, I have many sheep. Ho tante pecore. Outside, fuori. They have to come in. Devono venire dentro. You have been called. Sei chiamato. To do that work. Per fare quel lavoro. Amen, somebody. Amen. The church today. La chiesa oggi. Oh, I don't know what is wrong with us. Ah, io non so cos'è che non va con noi. How can one be a born again Christian? Come uno può essere un cristiano nato di nuovo? For 10 years. Per 10 anni. And no one saw. E nessuna anima è stata vinta da quella persona. Qualcosa non va da qualche parte. Is somebody here with me? Qualcuno è qui con me? Amen. Last time that James was teaching the Sunday school, he says, in those days they were competing. This is my convert. This is my convert. This is my convert. Today we don't think even about it. L'ultima volta anziano James insegnava e diceva: in quei tempi loro facevano competizioni, dicevano questo è il mio convertito, questo è il mio convertito, ma oggi non pensiamo neanche a questo. We are Christians only in the church. Siamo cristiani soltanto nella chiesa. It's dangerous, eh? È pericoloso, eh? It's very dangerous. È molto pericoloso. When we first believe, quando noi abbiamo creduto nei primi giorni, we have what is called dumb broadcast. Avevamo ciò che si chiama la predicazione all'alba. Amen. Going out 2x2 for evangelism after church service. E uscivamo 2x2 per fare evangelizzazione dopo il culto della chiesa. When you see two Christians meeting together, they are praying for the anointing, studying the word and finding scriptures for evangelism. Quando trovavi due cristiani insieme, pregavano insieme per avere l'unzione per evangelizzazione, studiavano trovando le scritture per fare evangelizzazione. We used to memorize. Noi memorizzavamo. Yeah. Qui. Scriptures. Delle scritture for evangelism, per evangelizzazione, to convert souls, per convertire anime. Hello, ci siamo? Today, oggi, ask somebody give me one verse from the Bible for salvation. Dammi un versetto della Bibbia per salvezza. You don't know. Tu non sai. Quote for me John 3:16. Recita per me Giovanni 3:16.
Quote for me, 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Recita per me, 2 Corinzi capitolo 5 versetto 17. 2 Corinthians chapter 10 verse 5. 2 Corinzi capitolo 10 versetto 5. Quote for me. Recita per me. Revelation chapter 3 verse 16. Apocalisse capitolo 3 versetto 16. Quote for me. Recita per me. We don't know. Non sappiamo. Acts chapter 10 verse 38. Atti capitolo 10 versetto. Quote for me. Recita per me. John chapter 1. Giovanni capitolo 1 verse 29. Versetto 29. John 1:12. Giovanni 1:12. Hallelujah somebody. Alleluia qualcuno. The church today. La chiesa d'oggi. We have thrown away. Abbiamo gettato via. Our calling. La nostra chiamata. Every one of us. Ognuno di noi. Has been called. È chiamato. To win souls. Per vincere anime. I am telling you. Io ve lo dico. Come with me, let me show you something. Venite con me e io vi mostro qualcosa. Amen, somebody. Hallelujah. Matthew 28:19. Matteo 28, 19. Matthew 28:19. Let's read there. Matteo 18 e 28, 28, scusate, 19. Matteo capitolo 28, 19. Scusate. Hear what Jesus says. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always to the end of the age. Matteo capitolo 28 versetto 19 dice: andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. Matthew 4, 18 and 19. Matteo 4, versetto 18 e 19. Matthew 4, 18 and 19. Matteo 4, 18 e 19. I am saying, making disciples. Io sto dicendo, facendo discepoli. According to Bible. Secondo la Bibbia. Is our main calling. È la nostra chiamata principale. All the rest. Tutto il resto. Aggiara. Sono in aggiunto. Amen. Amen. Jara is. Which tribe language? Che lingua in è? Nigeria. In Nigeria, Jara. Yoruba. Good. The Yoruba people will tell you all these things. Najara. Tutte queste cose sono Najara. You know what they are saying? Sapete cosa dicono? It is a profit. Oh no? Sono il profitto. It's an addition. È aggiunto. He's trying to say that is not the main thing. It's just added. It's by grace. Let me. Sta cercando di dire che non è la cosa principale, ma diciamo che per grazia. I read it. Matthew 4:18. Hear this. Matteo 4:18. Walking by the Sea of Galilee, he saw the two brothers, Simon, who is called Peter, Andrew, his brother, casting a net into the sea, for they were fishermen. Mentre camminava lungo il mare della Galilea, Gesù vide due fratelli, Simone detto Pietro e Andrea, suo fratello, i quali gettavano la rete in mare, perché erano pescatori. And said to them, follow me, and I will make you fishers of men. E disse loro, venite dietro a me, e vi farò pescatori di uomini. Acts chapter 1, Atti capitolo 1, verse 8. Versetto 8. I am telling you that Bible is full of this to convince that we are called to make disciples, not to one bench. Io vi dico che la Bibbia è piena di queste per convincerti che se noi siamo chiamati per vincere discepoli, fa vincere anime, ma non per riscaldare le sedie. If you love Jesus, se tu ami Gesù, if the love of God is in you, se l'amore di Dio è in te, then this must be your first goal. E allora questo deve essere la tua
prima obiettivo. Fishers of men. Pescatori degli uomini. Evangelists. Evangelisti. Winning souls. Vincere anime. Making disciples. Facendo discepoli. This is your primary call. Questa è la tua chiamata primaria. Verse 8, Acts chapter 1. Atti 1, 8. But you receive power when the Holy Spirit come upon you, and you will be my witness in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the end of the world. Hallelujah. Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi, e mi sarete testimoni in Gerusalemme, e in tutta la Giudea e Samaria, e fino all'estremità della terra. Acts chapter 13, verse 2. Atti 13, 2. Venite con me. Acts 13, 2. Atti 13, 2. Amen. Amen. If you abide in the love of God, Christ, these things must be in you. Amen. Se tu dimori in amore di Dio, in amore di Cristo, queste cose devono essere in te. Acts 13, verse 2. Atti 13, 2. Where they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, set apart for me Barnabas and Saul for the work which I have called them. Mentre celebravano il culto del Signore e digiunavano, lo Spirito Santo disse, mettetemi da parte Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati. Acts 17, verse 6 and 7. Atti 17, versetto 6 e 7. Grazie. I read it. Amen. I want to give you all these things so that you will know that if you are not winning souls, if you are not making disciples, please rise up before it is too late. Vorrei darvi queste cose per farvi sapere che se non state facendo dei discepoli, allora alzatevi prima che sia troppo tardi. Acts chapter 17, verse 6 and 7. Atti capitolo 17, versetto 6 e 7. Hear this all. Ascoltate questo. When they could not find them, they dragged Jason, some of the brothers, before the city authorities, shouting, those men have turned the world upside down. Those men who have turned the world upside down have come here also. Ma non avendoli trovati, trascinarono Giassone e alcuni fratelli davanti ai magistrati della città. And Jason has received them, and they were all acting against the decree of Caesar, saying that there is another king called who? Jesus. Gridando, questoro che hanno messo sotto sopra il mondo sono venuti anche qui e Giassone li ha ospitati ed essi tutti agiscono contro i decreti di Cesare dicendo che c'è un altro re, Gesù. The early disciples, i primi discepoli, our brethren who believe in the law, i nostri fratelli che hanno creduto nel Signore, at that time, in quel tempo, they did nothing, hanno fatto nulla, because they love Christ, siccome amano Cristo, they make disciples, hanno fatto discepoli, and anywhere they go, e dovunque andavano, they seize them, sono visti, as a threat, come minacce, to the gods they worship, agli dei che adoravano, they were beating them. Venivano picchiati, but they are rejoicing, ma loro gioivano, and still preaching, e ancora predicavano, in this city, in questa città, in this western world, in questo mondo, nobody touches you, oriente, nessuno ti tocca, when you preach the gospel, quando tu predichi il Vangelo, but we are not winning souls, ma noi non vinciamo anime, is it because, e forse perché, don't get me wrong, eh? Non mi capite male. We are reasoning together. Noi ragioniamo insieme. Is it because? Non mi comprendete male. As Jesus said it. Ma è forse perché come ha detto John Gesù. 15, in Giovanni 15. We have been caught away from the van. Siamo tagliati fuori dalla vite. That's why we are not bearing fruit. È per questo che non facciamo dei frutti. Or what is happening? O cosa succede? Let us examine ourselves. E che noi ci esaminiamo. And I'm telling you, e io vi dico, according to the words of secondo Jesus, le parole di Gesù, on that day, in quel giorno, many of us, tanti di noi, will be left behind, saremo lasciati dietro, because of this, per via di questo. Amen. Oh yeah. I know there will be
tribulational Christians. Io so che ci saranno i cristiani della tribolazione. The foolish five virgins. Le cinque vergini stolte. After the rapture, dopo il rapimento, their eye will be open. I loro occhi saranno aperti. And you pay with your head. They will cut it. E ne pagherai con la tua testa, perché verrà tagliata. And la I don't testa. Know. Io non so. Even if you will still be alive. E non so se sarei ancora in vita in quel Because tempo. If you die before that time, perché se muori prima di quel tempo, I'm afraid. Io temo. I'm afraid. Ho paura. I'm afraid. Ho paura. Many of us Tanti di noi will not get there. Non ci arriveranno di Don't là. Sit down. Non sederti. Turn your world upside down. Capovolgi il tuo mondo sopra sotto. By evangelism. Attraverso evangelizzazione. Let somebody say amen. Che qualcuno dice amen. 1 Corinthians chapter 9 verse 16. Listen to this all. Primo Corinzi capitolo 9 versetto 16. Ascoltate questo. Amen. Amen. Joseph said it. Giuseppe disse. Because the word was in him. Siccome la parola era in lui. I will not sin against God, neither my master. Io non peccherò contro Dio, nemmeno mio maestro. Daniel said it. Daniele lo disse. Because the word of God abiding in him. Siccome la parola di Dio dimora in lui. I will not defy myself. Io non mi contamino. See a man. Guardate uomo who has the love of Christ in him. E che ha amore di Cristo in lui. What he said. Ciò che ha detto. For I preach the gospel that give me no ground for boasting. For necessity is laid upon me. Woe to me if I do not preach the gospel. Dice. Primo Corinzi 9:16 dice, perché se evangelizzo non devo vantarmi, perché necessità mi ne è imposta, e guai a me se non evangelizzo. Paul is saying, Paolo dice, those who abide in the love of Christ, quelli che dimorano nell'amore di Cristo, are people who will sing this song. Sono le persone che canteranno necessity questo canto. Necessità. I lay on me. Mi è imposta. Woe is me. Guai a me. If I do not make se disciples. Se io non faccio discepoli. Woe is me. Guai. And he continued to say. E continua a dire. Because I will receive a reward. Se lo faccio volontariamente, ne ho ricompensa. A reward. Premio. Where is your reward? Dov'è il tuo premio? Listen to me. Ascoltatemi. You will see the reward here before you go there. Tu vedrai il premio, la ricompensa qui prima di andare. And you will know. E saprai. If you will not get any reward. Se non avrai nessun premio. If there is no disciple. Se non c'è nessun discepolo, you can point. Non puoi indicare. This one is my disciple. Questo è il mio discepolo. I brought this one to Christ. Io ho portato questo a Cristo. I trained this one. Io ho istruito questo. How to read Bible. Come leggere la Bibbia. How to preach. Come predicare. How to do morning devotion. Come fare devozioni mattutina. Nothing. Nulla. Because you yourself. Perché tu te stesso. Even you don't know how to do. Non sai neanche come farlo. That's why we have a saying. È per questo che abbiamo un detto. A man without hair. Uomo senza i capelli, or have nothing, o che non ha nulla, whose name is called, e che il suo nome si chiama Mr. Nothing, signore nulla. If you promise you, se ti promette, tomorrow come for something, domani vieni per qualcosa, we say, diciamo, listening to his name, ascolta bene il suo nome. How can Mr. Nothing promise you something? Come il signore nulla può prometterti qualcosa? And what you don't have, e ciò che non ha, you can't give it. Ciò che non hai non puoi Sister, dare. Sorella, brother, fratello, Paul says, Paolo dice, woe is us all, guai a noi, if we do not preach the gospel, se non predichiamo il Vangelo. Jesus says, Gesù disse, you love me, mi ami, lay down your life for your brothers as I have done for metti you, metti giù la tua vita per i tuoi fratelli come io ho fatto per voi. Amy somebody, so I'm trying to tell you, brother. Così io sto cercando di dirvi, fratelli. Let's say what brothers, the friend, SMA, said before Nebuchadnezzar.
che noi diciamo la stessa cosa, come hanno detto i nostri fratelli, i nostri amici, Shadrach, Meshach e Abednego, hanno detto al re Nebucodonosor. Clap your hand for the man. Amen. Oh, do it better Amen. For him. Wow, Pastor Bodhi. Oh, good. Amen. Amen. Friends. Fratelli. SMA. SMA. Shadrach. Meshach. And Abednego. E Abednego. In the Old Testament. Nell'Antico Testamento. They knew their mission. Loro conoscevano la loro missione. That we are in Babylon. E che siamo in Babilonia. Not to serve idols. Non per servire idoli. But to preach. Ma per predicare to the Babylonians, ai babilonesi, and the rest of the world, il resto del mondo, Jesus, Gesù, crucified, crocifisso, Jesus, Gesù, buried, sepolto, Jesus, Gesù, rose from the dead, risorto della morte, Jesus, Gesù, coming back again, ritornando ancora, even though you burn in the fire, anche se tu ci bruci nel fuoco, we will preach. Noi predicheremo. Woe is me. Guai a me. Amen. Amen. You read Daniel 3:18. You find it there. Tu leggi Daniele 3:18 e lo trovi di là. We are here to portray God. Noi siamo per dimostrare Dio. And they look to the face of Nebuchadnezzar. E guardano nella faccia di Nabucodonosor. On their left is the forno. Alla loro destra c'è l'alforno. Burning. Che arde. And Nebuchadnezzar says, e Nebuchadnezzar dice, look to your right there. Guardate la vostra destra. You see the statue? Voi vedete la statua? Other you bow. O che vi prostrate. And I free you. E io vi libero. You don't bow. Non vi prostrate. The fire is the left. C'è il fuoco di là. Who is that God? Chi è quel Dio? Who will deliver you people from my hands? Chi vi libererò voi dalle mie mani? People who abide in the love of God. Le persone che dimorano nell'amore di Dio. And know their mission. E conoscono la loro missione. E say, King dicono, Nebuchadnezzar. Re Nebucodonosor. We want to declare to you. Vogliamo dichiarare a te. We have a God. Che abbiamo un Dio. We will not bow today. Noi non prostreremo oggi. Tomorrow. Nemmeno domani. We are ready to enter there. Noi siamo pronti per entrare even di là. Though. Anche se if our God, se il nostro do Dio not deliver us, non ci libera, my knees, i miei ginocchi, lie. Mai. What are you doing? Tu che cosa fai? There is no Nebuchadnezzar in this city. C'è nessun Nebuchadnezzar in questa città. No fire there to burn you. Nessun fuoco di là per bruciarti. Woe is me. Guai a me. If I do not preach. Se non predico. And I remember. Io mi ricordo. Mordecai. Mardocheo. In Esther chapter 4. In Esther capitolo 4. He also did it. Anche lei ha fatto così. He go against the rule. È andata contro la regola. Why? Perché? He wanted to tell the king. Voleva dire al re. My God. Il mio Dio is greater than you. È più grande di te. Esther said. Esther disse. I will go. Io me ne andrò. If I perish, se io devo perire, let me perish. E che io perisco. This is the song of those who love Christ. Questo è il canto di quelli che amano Cristo. And Peter. E Pietro. And the apostle said. E gli apostoli hanno detto. Judge to yourself. Giudicate per voi stessi. It is good to listen to God. È meglio ascoltare Dio. Or to you. O ascoltare voi. We cannot keep silent. Noi non possiamo rimanere in silenzio. We will say. Noi diremo. We will preach. Predicheremo. We will testify. Testimonieremo. What our eye have seen. Ciò che i nostri occhi hanno what visto. What our ear have ciò seen. Ciò che le nostre orecchie what hanno sentito. What our hand has touched. Ciò che le nostre mani hanno toccato. Amen. Amen. Jesus. Gesù. Is the way. È la via. Jesus. Gesù. Is the truth. È la verità. Jesus. Gesù. Is the light. È la vita. There is no other name. Non c'è nessun altro under nome. Under heaven. Sotto i cieli. Given to man. Dato al by nome. Which. Attraverso il there quale. Ci sarà salvezza, eccetto attraverso Gesù. If you love Christ, se ami Cristo, this is our work. Questo è il nostro lavoro. This is our work. Questo è il nostro lavoro. Are we together? Ci siamo? This is our work. Questo è il nostro lavoro. Ed they did it all. Anziano, loro lo hanno fatto. Yes, I know. Sì, io lo so. We have done somewhere.
Noi un po' ne abbiamo fatto una volta. Amen. I used to go to work by 5 o'clock. Io andavo al lavoro alle 5. When I was in Ghana. Quando ero in Ghana. And me and my friend is in Palermo today. E io e un mio amico che ora è a Palermo oggi. We have to wake up. Dovevamo svegliarci. 30 minutes before. 30 minuti prima. And go outside. E andare fuori. Don't broadcast. E la predicazione della mattina presto. Before we get to our vehicle to go to work. Prima di andare in macchina per andare al lavoro. When we get to the compound. Quando arrivavamo nel cortile of the workplace, del posto di lavoro. Before they will call roll call. Prima di fare una chiamata. We do another evangelism. Noi facevamo ancora evangelizzazione. In public. Pubblicamente. We will come. Noi venivamo. And began singing. E iniziavamo a cantare. Ad applaudire. We don't have Bible. Non avevamo la Bibbia. But Bible is here. Ma la Bibbia era qui. And we preach. E predicavamo. Before going to work. Prima di andare a lavorare. Edda. Anziano. We are still alive. Siamo ancora in vita. And until. Ma finché. The heart stop. Il cuore non si ferma. We have not finished our non abbiamo work. Finito il nostro lavoro. I want to see that zeal you are having in Second Takra in this io city. Io voglio rivedere quello zelo che tu avevi nella città chiamata Second Takra in questa città. Clap for him, he has done much. Applaudite lui, lui ha fatto tanto. Me and him, we have our origin in the same church in Ghana. Io e lui abbiamo la nostra origine dalla stessa chiesa in Ghana. Evangelism is our first goal. Eh? L'evangelizzazione è la nostra priorità. But this city, ma in questa città, I am looking for your disciples, looking for your disciples. Io sto Amen. Cercando i tuoi discepoli. Amen. Edda. Anziano. We are still young. Siamo ancora giovani. Amen, somebody. I'm bringing my word to the end. Portando la mia parola alla fine. Hear this all. Ascoltate questo. I have told you. Vi ho detto. Mordecai said. Mardocheo disse. Who knows? Chissà. That you have been called into the kingdom for such a time like this. Che tu sei stato chiamato nel regno per a motivo di un tempo come questo. If you keep silent, se tu rimani in silenzio, God will raise children out of stones. Dio risusciterà i figli dalle pietre. And they will make disciples. E faranno dei discepoli. But you, ma tu and your household, e la tua casa, will perish. Perirete. According to Esther chapter 4, secondo il libro di Esther capitolo verse 4, 14, versetto 14. And Esther responded. To the uncle. E Esther rispose allo zio. And he said, e disse, uncle, zio, I will go. Io me ne andrò. If I perish, se devo perire, let me perish. E che io perisco. And both of them, ed entrambi, did not perish. Non sono periti. But their enemies, ma i loro nemici, perish. Sono periti. Because anyone who takes a step of faith, perché chiunque prende un passo di fede, move God, muove Dio. Oh yeah. Oh sì. You move God. Tu muoverai Dio. You bring impossibility into existence. Tu porti impossibilità in esistenza. If today, se oggi, somebody, qualcuno, will say, dirà, as Mordecai said, come disse Mordecai, and somebody will respond, e qualcuno risponderà, as Esther responded, come rispose Esther, victory, vittoria, glory, gloria, mega church, chiesa mega, is on the way coming, e sulla via arrivare, miracles began happening, miracoli iniziano a succedere. Amen, somebody. Amen. Let's abide in the love of God. Dimoriamo nell'amore di Dio. Let's do the work of evangelism. Facciamo l'opera dell'evangelizzazione. Let's go out. Andiamo fuori. And do a fare what God, ciò che Dio has said, ha detto. My brothers and sisters, fratelli e sorelle mie, I read to you Acts chapter 5 verse 35. Then we go. Io leggo. 29 and 32. Sorry. Acts 5, 29 and 32. Then io we go. Leggo a voi, poi ce ne andiamo. Atti capitolo 5, versetto 29 e 32. Amen. Amen. Here we are. Eccoci qui.
Amen. Peter said, Peter and the apostles answered, we must obey God rather than men. The God of our fathers raised Jesus, whom you killed hanging on a tree. God had exalted him at his right hand as a leader and savior to give repentance to Israel and forgiveness of what? Sins. Ma Pietro e gli altri apostoli risposero, bisogna ubbidire a Dio anziché uomini. Il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù che voi uccideste appendendolo al legno e lo ha innalzato con la sua destra, costituendolo principe e salvatore per dare ravvedimento a Israele e perdono dei peccati. Please stand your feet with me. Per favore state in piedi con me. This will be our confession, verse 32. Questa sarà la nostra confessione, versetto 32. With your Bible, please. Con la vostra Bibbia, per favore. I'm closing here. Io chiudo qui. Acts chapter 5, verse 32. Atti capitolo 5, versetto 32. I want you to read aloud. Vorrei che voi lo leggiate forte. Ready? Go. Pronti via. And we are witness of those things. So is the Holy Spirit, whom has been given to those who obey him. This is our call. Questa è la nostra chiamata. If you love Jesus, se tu ami Gesù, do this. Fai questo. If you have the Holy Spirit in you, se hai lo Spirito Santo in te, he says the Spirit, dice che è lo Spirito, is a witness. È testimone. So you, così tu, bow your heads, let's pray. Inchinati la testa e preghiamo. Let's pray, please. Preghiamo per favore. You can bring yourself to the Lord. Puoi portare te stesso davanti al Signore. And ask the Lord to have mercy on e chiedere al Signore di avere misericordia su di te. You want to go out from today? Vuoi andare fuori da oggi? And start making disciples. E iniziare a fare discepoli? You don't need to know the whole Bible. Tu non hai bisogno di conoscere tutta la Bibbia. All that you need, tutto ciò di cui hai bisogno is the Holy Spirit. È lo Spirito Santo. And John 3:16, go. E Giovanni 3:16, e te ne vai. Just tell them Jesus loves you. Soltanto di a loro, Gesù vi ama. If you want to do this, se vuoi fare questo, as we close our eyes, lift your hands unto the Lord, please. Mentre chiudiamo i nostri occhi, alziamo le mani al Signore, per favore. And say this after me. E dite questo dopo di me. Father, in the name of Jesus. Padre, nel nome di Gesù. I repent from my sins. Io mi ravvedo dai miei peccati. I have become unfruitful child of you. Io sono diventato tuo figlio che non fa dei frutti. Today, oggi, I repent from it. Io mi ravvedo da questo. And I call your name, Lord. E io chiamo il tuo nome, Signore. Draw me in again to yourself. Uniscimi ancora a te stesso. Put your spirit in me once again. Metti il tuo spirito in me di nuovo. Use me to bear fruit. Usami per fare frutti. Use me to make a lot of disciples. Usami per fare tanti discepoli. Use me to feed your sheep. Usami per cibare le tue pecore. Use me. Usami to bring many to the light. Per portare tanti alla luce. To your salvation. Alla tua salvezza. Holy Spirit, my Lord. Spirito Santo mio Signore. I submit to your lordship. Io mi sottometto al tuo essere, Signore. I have discovered today, io ho scoperto oggi, that you are the spirit of evangelism, e che tu sei spirito di evangelizzazione. Help me, aiutami, use me, usami, to win souls, per vincere anime. This is what I pray. Questo è ciò che prego. In Jesus' name. Nel nome di Gesù. Amen. 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 Okay, bring your offering. Let's bless the Lord.
Portate la, l'offerta e benediciamo il Signore. Let's bless the Lord. Benediciamo il Signore. Possiamo starci in piedi cortesemente mentre prendiamo l'offerta. Splendido, splendido, il suo immenso amore, la croce in tua ha dato grazie a me. Chi può vedere, chi può sentire, con cuore può. Ascoltiamo gli annunci, per favore. Amen. Put your hands together for the announcer. Un applauso per l'annunciatrice. Ringraziamo ancora il nostro Signore. We thank once again our Lord. Per tutto quello che continua a fare per le nostre vite. For all that he continue to do. La lode ritorna solo a Lui. All the praise back to only Him. Amen. Arriviamo agli annunci. Now let's listen to the following announcement. Ogni lunedì, martedì e mercoledì. Every Monday,
Tuesday and Wednesday. Dalle ore 4 e mezza alle ore 5 e mezza. From 4:30 to 5:30 in the morning. Abbiamo la preghiera mattutina. We have our morning prayers. Con tutta la chiesa. Together with all the church. E diciamo con tutto il mondo, ci sono quelle che collegano da lontano, quindi siamo sul Zoom. And let's say with all the world, all over the world, there are people who are connected from afar, and we are all on Zoom. Colleghiamoci. Let's be connected. È bello lodare il Signore insieme e pregare insieme. It is beautiful to praise the Lord and to pray together. Continuiamo a pregare per tutto il mondo perché c'è la guerra, c'è crisi, c'è di tutto. Let's keep on praying for the world because there is war, crisis and everything. Lo stesso mercoledì dalle ore 20 e mezza. And on the same Wednesday from 8:30. Alle ore 21 e mezza. From 8:30 to 9:30 p.m. Abbiamo il nostro gruppo cellule. We have our home cell. Collegatevi. Connect, be connected. Siamo tornati ancora a fare il nostro gruppo cellule. We have come back again to do our home cell. Venerdì. On Friday. Abbiamo preghiera e studio biblico. We have prayer meeting at the same time, Bible studies. Dalle ore 20 e mezza alle 21 e mezza. From 8:30 to 9:30, sorry. Sabato evangelizzazione. And Saturday we have evangelism. Abbiamo studiato oggi parlando dell'evangelizzazione. We've been taught today talking about evangelism. Quindi è la nostra responsabilità. And so that's our responsibility. Andiamo a evangelizzare. Let's go to evangelize. Dalle ore 10 alle ore 12. From 10 o'clock to midday. Lo stesso sabato dalle ore 18 alle ore 20. And on the same Saturday from 6 o'clock to 8 o'clock in the evening. Il nostro gruppo di coro. Our choristers will have their rehearsals. Ricordiamoci della nostra responsabilità cristiana. And also let's remember our responsibilities. Le nostre offerte e la nostra decima. Our tithes, our offerings. E la Chiesa continua a ringraziare tutti coloro che danno la loro offerta tramite la banca. And the church continues to give thanks to those who pay their tithes through the bank accounts. E chi vuole avere il nostro codice IBAN ce l'abbiamo. And who wants to get the account number, we have it on the screen. E chi lo fa ci riporta la ricevuta. And who will do the transaction to let us get the receipt. Abbiamo la nostra sorella che ha perso suo fratello, suo zio, le nostre sorelle, diciamo. We have our sisters who have lost their brother, their uncle. La sorella Rebecca e la mamma Arlette. Our sister Rebecca and mamma Arlette. Hanno perso il loro fratello in Africa. They've lost their brother in Africa. Quindi facciamo le condoglianze a loro. And so let's condole them. Dobbiamo fare un ritiro a Reggio Emilia in aprile. And we have a meeting in Reggio Emilia. Prayers and repentance at Reggio Emilia. Ok, la preghiera di ravvedimento e santità, quello che facciamo sempre a Reggio Emilia, di solito. The meeting that we do every year at Reggio Emilia. Che sarà dal giorno 22 fino al giorno 24. That will come from 22nd to 24th. Dunque, venerdì, sabato e domenica. Which will be Friday, Saturday, and Sunday. Ho detto il mese, aprile. In the month of April. Sappiamo come facciamo, quindi chi lavora comincia a chiedere il permesso. And so we know what to do. Who is working should start asking for permission. E cominciamo a prenotare l'hotel perché ci sono quelle che andranno per dormire. And we should prepare to book the hotel because there will be those who will go and sleep there. E chi vuole andare solo andata e ritorno lo può fare. And who wants to go and come back every day can do it. Sono sicura che tutta la chiesa ci andrà. And I'm sure that all the church will participate. Perché lì c'è tanta benedizione, andiamo tutti.
Because there is so much blessings. Let's go together. 22, 23 e 24. On 22nd, 23rd and 24th of April. Vi ringrazio per l'opportunità e buona thank domenica. You for the opportunity and have a good Sunday. Amen. The program Piacentini we know has to be the majority always. Amen. This time, book. Doppia singolo is 62 euros a night. Double bed matrimonio is 72 with corazioni. Trepora is 90. Quadrupora is 115. It means if you are three in a room, you pay 30 euro each. You are four, you pay 28. Amen. Husband and wife, you pay 72. Quindi questi sono i prezzi dell'albergo che il pastore ha elencato. So please book your own on time so that we will not be surprised that there is no room. Amen. Quindi prenotate in tempo così che non ci sarà delle sorprese, che non c'è più spazio. All of us are going. Amen. Tutti noi andremo. Please let the team, the elders and pastors and deacons, please wait for me for just an information. Quindi poi gli anziani, pastori, i diaconi, diaconi, aspettatemi per una spiegazione. And brother Seth, please also wait for me. Anche fratello Seth. Let's stand and share the grace. Stiamo in piedi e condividiamo la grazia. Amen. Psalm 90, verse 17. Salmi 90, 17. Amen. Amen. Remember, this is a prayer. Ricordatevi che questa è una preghiera. You are not just reciting the scripture. Non recitate soltanto la scrittura. Amen. We lift our hands and pray. Alziamo le mani e preghiamo. Ready, go. Pronti via. Let the beauty of the Lord our God rest upon us. And establish the work of our hands for us. Yes, establish the work of our hands. In Jesus' name. Amen. In Italiano, ready, go. La grazia del Signore nostro Dio sia sopra di noi. E rendi stabile l'opera delle nostre mani. Sì, l'opera delle nostre mani. Rendila stabile. In Amen. Jesus. Let's share the grace in fellowship. Condividiamo la grazia. May the grace of our Lord Jesus Christ, l'amore the love of God, e la buona the sweet fellowship of the Holy Spirit sia con noi now. Da ora e per sempre. Amen. Amen. Buona domenica. Buona domenica. Thank you very much. The Lord bless you.